bene? Ok. Allora, bravi ragazzi, bene, così. Scusa, ma Raffaella, non dovresti qua Giancarlo? No, io sono qua, mi senti? Dove sei? Dove sto? Nel mio studio, a Domenica Inn. Hai ragione, perché oggi è domenica, noi abbiamo perso i tempi. Buongiorno a te, buongiorno ad Anna, buongiorno alle ragazze, buongiorno a Galeazzi, buongiorno a tutti e buongiorno a Tullio, naturalmente. Non c'è Tullio. Ah no? No, non si sa che fine abbia fatto, veramente. Ah. Forse ha cominciato l'anno... avrà bevuto troppo a Capodanno, no, non lo so, le sarà chiuso. Ma non gli fa bene perché, insomma, deve curarsi, no? C'ha il calcolo, può essere che gli si sia spostato il calcolo, insomma, non lo troviamo. E abbiamo cominciato senza di lui. Ma vediamo che anche se domenica lì si lavora, fervono i preparativi per questa puntata. Mancano 3 giorni e quindi praticamente dobbiamo lavorare bene, naturalmente. Ma siete pronti però? Stiamo provando, Sergio è qui in platea. Ecco. Paolo De Andreis naturalmente non ci lascia, c'è Magazzù, ci siamo tutti e cominciamo le prove. Mi raccomando, dovete dare, quanti miliardi darete il 6 gennaio? Noi no, li darà la Lotteria Italia, la lotteria, ne dà ben 15 miliardi, non sappiamo ancora quanto saranno alti i secondo, il terzo, quarto e fino al sesto premio, però abbiamo anche una cosa importante che è rimasta in sospeso con i telespettatori, che è il jackpot. Noi abbiamo 3 miliardi del nostro, diciamo così, della lotteria, della nostra serata, che non sono stati attribuiti. E quindi si, spera di dare. Però anche... naturalmente noi cerchiamo di allietare le persone che non vinceranno, perché che vincano saranno molte, anzi quest'anno con questa nuova formula abbiamo distribuito alla fine credo 80 premi milionari e miliardari, quindi abbiamo allargato la possibilità di vincere nella Lotteria Italia e insomma il pubblico ci ha premiato in questo senso perché ci ha seguito. Però oltre ai premi miliardari ci sono anche appunto gli altri premi, insomma io credo che quest'anno la lotteria sia veramente una grande lotteria da competizione da anni 2000. Beh, sicuramente ha fatto felici molte più persone degli scorsi anni, insomma. Sì, è vero, anche nel quotidiano erano 20 milioni al giorno, insomma devo dire che accettare questa formula che abbiamo proposto è stato non semplicissimo, ma ci hanno creduto immediatamente e noi dovevamo darle un po', come dire, una rivisitata a questa Lotteria Italia perché ultimamente era un po' in crisi. Speriamo che le palline dei numeri siano tutte tranquille. Sai il finale? Sì, come no. Che povero Leo Gullotta fu veramente in imbarazzo perché questa cosa insomma dipende dal monopolio, ma credo che i monopoli quest'anno saranno attentissimi all'estrazione, per carità. Hanno cambiato tutto lì, le macchine, le lavatrici come le chiamano loro, sono nuove, insomma tutto funzionerà, vedrai perfettamente. Speriamo. Ecco, stanno inquadrando adesso una delle piccole vittorie di Caramba Che Fortuna, che è appunto la presenza di questi 40 ragazzi che hanno fuori dall'auditorio code di ragazzine, ma soprattutto sono molto orgogliosa perché sono entrati alcuni che sapevano ballicchiare, altri che sapevano canticchiare ed escono fuori 40 professionisti giovani, perché devono ovviamente ancora migliorare, ma veramente 40 professionisti, perché hanno avuto per loro dai costumi alle sortorie, ai trucco, a tutto, la musica, insegnamento di danza, quindi veramente sono stati proprio, come dire, in un grande centro dove si imparano molte cose. Spero che non le dimentichino e auguro loro ovviamente una bellissima carriera. Qualcuno la farà più grande, alcuni la faranno meno grande, ma questo dipende come al solito dalla fortuna anche, cioè, no? Avendo iniziato a Caramba Che Fortuna saranno sicuramente fortunati. Noi li abbiamo avuti, i nostri ospiti, domenica scorsa, sono stati bravi, hanno fatto con me il gioco delle carte, sono ragazzi molto simpatici. Poi sono disciplinati, Giancarlo, perché io sono di ferro, è vero che sono un sergente di ferro? Sì, è vero invece signore. Invece di dire no, è tanto dolce, tanto carina. È vero signore, dovete rispondere, come i Marines. Senti, che volevo dire, com'è la tua domenica oggi? La nostra domenica è molto ricca, abbiamo tanti amici, anche tuoi, che ben conosci, che sono qua con noi. Io volevo invitarti, però so che tu sei piena di prove, comunque c'è Little Tony, Rita Pavone, abbiamo Zucchero, bello. Wendy, Maurizio Mosca, bello, Pamela Prati, c'è Branco che fa gli oroscopi. Ah,
Frassi, che non Nino l'ho mai Frassica, conosciuto. Tanta mi piacerebbe gente. Un giorno conoscerlo personalmente, perché lui è molto bravo. È bravissimo. E poi c'è questo veggente russo che dice che fa delle cose straordinarie, vedremo se è vero più tardi. Però io non trovo Solenghi. Non è che per caso è venuto lì, no? Non qui hai notato? Qui all'auditorium Solenghi no. Non si è visto. Hai visto Solenghi in giro? No. Abbiamo visto un signore con un turbante, ma io non assomiglia a Tullio però. Avete visto? C'era un signore col turbante barracano? Signore col turbante? Non con turbante, ma col turbante. Dov'è? Forse se mandate un po' di musica, magari... Insomma, sembra un essere etereo. Ma no, che etereo? Se è quello che dico io, è un disgraziato. quello è un cialtrone, un imbroglione. Quello è il mago Melma. Mamma mia, che ti è capitato, Raffaella, mi dispiace. Quello è un mascalzone. Non gli dare retta. No. Non gli dare neanche la mano che ti ruba i braccialetti. Quello è uno che vive di espedienti. Oddio. No, lo faccio a distanza. Magari guarda che funziona anche a distanza, eh. Cosa fa lei là? Perché è andato a disturbare la signora Carrà? Noi siamo qui oggi nella nostra forma paragnostica. Vabbè. Paracelsi. Con l'albero. Paraninfa e parapatata. La smetta, buffone, quello è un programma serio. Dai, fermo e zitto, Magal. Noi salutiamo la regina del sabato sera. Troppo gentile, noi sono solo una donna. Ma non ci sono le ballerine? Le ballerine saranno giù in sala prova. Ci sono molto belle e molto brave. Ci sono solo gli uomini? Adesso sì. Sì. Va bene, allora io farò un rito, perché a me piacciono più le donne, no? Ma va? Un porco sì. Quello, un porco. Farò un rito per trasformare questi uomini in donne. No. Ma perché? Sì. No, no. Perché no. Io ho bisogno di donne. No, ho capito, ma non... È il sacro rito di Casablanca. Ma la smetta! Mettetevi con le mani così. No, no. Ecco, fate un po' così. No, Giancarlo mi rovina 40 e ragazzi. Boh. Ma caccialo via. E uno, e due... E tre! No. A volte riesce. Non vi siete trasformati? Ma non gli riesce mai! Perché? A volte riesce, a volte non riesce! Adesso? A volte riesce, a volte non riesce! A volte riesce, a volte non riesce! A volte riesce! Va bene, va bene! Basta, è lunga! Basta, okay. E meno male che non è riuscito! Ora vorrei fare un rito con lei. Oddio. Un rito di iniziazione. No, no, sta attento. Giancarlo, Giancarlo. Il rito di iniziazione è così fatto. Allora, prima bisogna bendare Iapino. Iapino. Poi lei si toglie questo e la camicetta e andiamo di là a fare il rito di iniziazione. Ma caccialo via! Volevo fare un rito di iniziazione. Caccialo via, Raffaella! Ma Giancarlo, ma caccio... Ecco, senta, ha sentito cosa ha detto il signor Magalli? Allora vado. Lei come si chiama? Omelma. Ma che Omelma? Omelma, sì, per non dire di peggio. Guardi, se l'aspettano a domenica in. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Ciao ragazze, ciao ragazzi, arrivederci. Liberatene. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Basta che non ce lo rimandi però. Meno male Giancarlo, mi sono salvata. Non disgraziato. Allora, Sergio, andiamo avanti, facciamo la prova da... La telefonata, va bene. Allora, vai Stefano, portami il telefono, che mi porta questo. Ecco, grazie infinite, grazie Danilo. Allora, telefonata a tema, no? Quella. Allora, certo, insomma, venire a vedere le prove non è che, eh? Queste sono normalmente molto segrete. Ma noi siamo in piccioni, ci direi. Ci stiamo divertendo molto, invece. Allora. Succede pure a me. Chiami uno e ti risponde la Telecom. Pronto? 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 Buonasera. Chi pronto? È? Pronto, mi sente? Senta, per la prossima lotteria di Capodanno non conduca da sola lei. No? No, non ce la può fare da sola. No. Dovrebbe farsi aiutare da un personaggio molto importante. E chi è? Che è quello che c'ha quella cofana in testa che ha visto, sa? Quello che si muove, fa... Dovrebbe farsi aiutare da lui. Ah. Hai capito? Ah. Facciamo subito il contrattino.
Il contrattino? Sì. Guardi, scusi, sa, ma lei come si chiama? Io mi chiamo... sono uno sconosciuto. Ma che sconosciuto? È sempre lui, Raffaella! È vero, mi riconoscere la voce! Ma non ecco chi è! Lei qui sta! Sta seduto là, dagli dei calci! Caccialo via! Senta, signor Omelma! Ci ho provato! Ecco. Scusi, signor Melma, senta, adesso io capisco che Giancarlo, che è un mio amico, venga qui a vedere un po' di prove e cose, ma lei adesso a questo punto è meglio che vada domenica in, l'aspettano, c'è Anna Falchi che non respira se vado a castigare Magalli, a rivederla, salutiamo la regina del sabato sera. Giancarlo qui non può rimanere, mandalo a buona domenica. Arrivederci, vai via. Arrivederci, grazie. Porto la allora. Grazie, sono mortificato dell'intrusione di quel mascalzone, purtroppo. No, è molto simpatico, però hai capito? Piano piano con la magia si voleva inserire qui a Caramba. Che magia? Disgraziato. È uno sciagurato. Comunque assomiglia molto a Tullio Solenghi, devo dire la verità, È in brutto. Va bene, allora, noi andiamo avanti da una parte. Voi andate avanti da quell'altra, io vi faccio un abbraccio grande come tutti i milioni di spettatori di Domenica In e naturalmente do appuntamento all'ultima Caramba che fortuna il 6 gennaio, il giorno della Befana. Saremo tutti là, Raffaella, tutti là con te. Intanto buon anno a te, a tutti gli amici di Caramba che fortuna, ci vediamo il 6 gennaio.